Hai pensato da dormire?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli, oggi domenica, terza di Pasqua, godiamo ancora la gioia pasquale e chiediamola questa gioia che è soprattutto la pace che il Signore ci ha augurato, cioè quella serenità che tutti noi dobbiamo avere come atteggiamento dell'esistenza, come rapporto con la vita, anche tra mille difficoltà, tra mille problemi, conservare la pace e la serenità sapendo che anche se abbiamo prove nella vita, il Signore ci accompagna sempre e non ci fa perdere mai, se noi confidiamo in Lui, quell'equilibrio, quella serenità che Lui ha augurato dopo la sua risurrezione ogni volta che ha incontrato gli apostoli, rivolgendo loro il saluto: la pace sia con voi. Ecco, questo saluto che ho augurato a voi, e auguriamo questa pace per noi stessi e anche per tutti i nostri defunti, soprattutto per quelli che in questo periodo sono morti a causa del coronavirus, o quelle persone che morte in questo periodo, anche se non a causa del coronavirus, però a causa di questa situazione, non hanno potuto avere il funerale in chiesa. Io vi esorto a ricordare tutti i nostri morti, in modo particolare rivolgere al Signore una preghiera per il defunto Angelo, per il quale io offro al Signore questa Santa Messa. Con umiltà ci mettiamo davanti a Dio e chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi sia lieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlo così: uomini di Israele, ascoltate queste parole.
Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Voi, per mano dei pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. E anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Per questo giuisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate padre colui che senza fare preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempio in cui vivete qua giù come stranieri. Voi sapete che non ha prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede
e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narrarono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Carissimi fratelli, questa pagina evangelica l'abbiamo commentata in questo tempo pasquale diverse volte, ma si offre sempre per nuove riflessioni e nuove considerazioni. Io questa mattina voglio fermarmi, voglio partire nelle riflessioni
o per le riflessioni che vi suggerirò, da quella preghiera che loro hanno rivolto a questo pellegrino che non avevano ancora riconosciuto che era Gesù, questo pellegrino che si era unito a loro, si era accompagnato a loro per fare lo stesso percorso, che però li aveva incoraggiati, questo pellegrino che aveva dato loro speranza. E loro, quando il pellegrino stava per accomiatarsi da loro, cioè voi siete arrivati, io proseguo, loro escono con questa espressione bellissima, che non essendo una espressione immediatamente rivolta a Gesù, perché non l'avevano riconosciuto, era una espressione che aveva il tono della solidarietà, della accettazione reciproca, del ringraziamento per il conforto umano che avevano ricevuto. Resta con noi. No, qui non c'è scritto, paghiamo noi tutto se c'è da pagare, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Un'espressione bellissima che noi oggi, che sappiamo che era rivolta, anche se da loro inconsapevolmente, a Gesù, perché quel pellegrino che li aveva incoraggiati era il Signore Gesù, e l'espressione che colleghiamo con quello che abbiamo letto nella seconda lettura dalla lettera di San Pietro, quando ci ha esortati a comportarci con il timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri, cioè come pellegrini anche voi, dandoci così la prospettiva, che è la prospettiva pasquale, di saper accogliere con la fede Gesù come compagno di vita che ci trasmette un messaggio e ci indica un percorso, pur rimanendo gli interrogativi forti della vita, che, vedete, dobbiamo riconoscerlo da credenti, la fede non risolve tutti i problemi, la fede lascia tanti interrogativi, però ci dà una certezza: il Signore ti è accanto. E se tu lo sai interpellare, e se tu sai porre al Signore le domande forti della tua vita, se non ricevi risposte che ti spiegano quello che tu cerchi, però ti danno la forza di accettare quel buio che rimane nella fede. Domenica prossima, se Dio vorrà, se le autorità ci diranno che potremo riprendere, pur con tutte le precauzioni, la celebrazione eucaristica in chiesa, è chiaro che chiuderemo, sarà l'ultima domenica che celebreremo in questo modo. E io vorrò dedicare proprio l'ultima domenica di questi nostri incontri, che sono stato un cammino di fede, non solo per voi, ma per me soprattutto, che preparandomi ad annunziarvi la parola,
preparandomi a dare una risposta di fede alle difficoltà che la vita ci presenta. Questo itinerario, affrontando questi problemi, abbiamo avuto conforto, però con onestà dobbiamo riconoscere che la fede non ci risolve tutti i problemi, lascia grandi interrogativi, che solo l'apertura a Dio, la fiducia in Dio, ci consente di affrontare, come anche a Gesù sulla terra. Sono rimasti grandi interrogativi. Perché mi hai abbandonato? È l'interrogativo di fede grande, il silenzio di Dio. Dio che non ci risponde in alcuni momenti. Perché questo male, perché questa morte, è quello che in fondo i discepoli di Emmaus confidano a questo pellegrino. Che avete? Ma come, non sai quel che è accaduto? Noi speravamo. E questo pellegrino che si mette in cammino con loro. Ed è importante osservare un altro aspetto che procede parallelo nel cammino di fede. Da una parte considerare che è Dio che si accompagna a noi, ma dall'altra parte ricordate che questo pellegrino per il momento, per i discepoli, non è Gesù, non lo riconoscono, però ricevono da lui quella solidarietà, quel conforto, quella forza che consente loro di essere sereni. All'inizio vi ho augurato la pace, ma la pace che Gesù dà non è una pace risolutiva dei problemi della vita. Chiudete gli occhi, i problemi sono finiti, no. La pace che ci dà è la serenità e quell'equilibrio spirituale di chi confida in Dio e lotta poi per la vita. E allora a questo secondo livello, accanto a Dio che si accompagna, non dimentichiamo il grande valore della solidarietà umana. Questo tempo di coronavirus che ci ha fatto riscoprire la solidarietà. Abbiamo osannato a medici, a infermieri, alle forze dell'ordine, ma un osanna che abbiamo gridato che rimane lì, o un osanna che ci farà scoprire il valore e l'importanza della solidarietà, che forse nella società che avevamo costruito, legata al consumismo, all'interesse, ci aveva fatto perdere. E non riuscivamo più a cogliere il valore e il senso del dare la vita per gli altri, del mettere a disposizione degli altri la nostra vita, con piccoli o grandi gesti che fossero. L'avevamo dimenticato. Allora dicevo Dio che si accompagna, ma anche noi che ci accompagniamo nella vita, e per noi cristiani è la riscoperta. Ho insistito moltissimo in questi incontri di preghiera che stiamo facendo nel periodo post-pasquale sul valore della riscoperta della fede che ci immette nella comunità cristiana. Guai se dopo questo coronavirus noi che crediamo ritornassimo ad una pratica cristiana fatta solo di gesti sporadici. Guai se non avessimo riscoperto in questo tempo in cui ci siamo lamentati per le chiese chiuse, per le messe non celebrate, per i funerali che non si sono potuti celebrare, non avessimo scoperto il valore della comunità cristiana. Guai. Non sarebbe servito a niente.
questa esperienza che forse il Signore ha permesso per farci riscoprire tante cose. La fragilità della vita, consideratevi pellegrini, stranieri, forestieri, come i due di Emmaus. L'importanza della solidarietà, il Signore che ci dice avevate costruito una vita legata troppo agli interessi personali, troppo agli interessi economici. Avevate costruito un impianto economico legato troppo agli interessi e avete dimenticato la solidarietà. Per cui non vi preoccupavate se un operaio finiva sul lastrico, se una famiglia era buttata fuori di casa perché quella casa non poteva pagarla più, se perdevi il posto di lavoro, bisognava rispettare le leggi economiche. Adesso queste leggi economiche che cosa vi hanno fatto sperimentare? Questo coronavirus vi ha fatto sperimentare la fragilità. Ritornate allora a costruire una società impostata su altri valori. Ecco, vedete, le due letture che abbiamo ascoltato, i due pellegrini di Emmaus scoraggiati che incontrano questo pellegrino strano, che gli dicono di rimanere con lui, che poi quando riscoprono che invece non è un uomo qualunque ma era il Signore, e lo riscoprono nel gesto dello spezzare il pane, ricordano l'Eucaristia, ricordano il giovedì, si rimettono in cammino. Erano arrivati, ritornano a Gerusalemme, rifanno la strada. Se la risurrezione e l'esperienza di questa Pasqua non ha la forza di farci rimettere in cammino per riscoprire qualcosa di più profondo, avremo passato inutilmente questo periodo. È quello che ci raccomanda San Pietro. Anche lui ci ricorda che siamo come pellegrini, stranieri, e ci ricorda che siamo in una situazione favorevole. Siete stati riscattati dal sangue di Cristo. Ecco il dono della fede. Ecco il dono del battesimo. Ma il battesimo che noi abbiamo ricevuto e del quale siamo consapevoli, e i battesimi che abbiamo dato ai piccoli quando sono nati, ha avuto ed ha nella nostra consapevolezza la scoperta di questo significato. Io ho battezzato, sono stato liberato, riscattato, redento dal sangue di Cristo. E questa esperienza che ci dona poi, è la conclusione, Cristo risuscitato vi dà, fa in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte in Dio. Questa esperienza del risorto, se io prendo consapevolezza che sono stato riscattato dal sangue di Cristo, allora oriento la mia vita diversamente. La mia fede, in che cosa credo? Dove fondo la vita? La mia speranza, verso dove sto camminando? Riscopro allora che devo avere un orientamento che mi fa camminare avendo Dio davanti agli occhi, ma senza dimenticare che sono un uomo pellegrino. Per cui l'impegno a costruire questa società, questo mondo, rimane, ma solo che io questa costruzione la faccio tenendo fisso gli occhi su Dio. Ecco il frutto pasquale che noi viviamo e che dovremmo vivere in questo tempo di coronavirus e soprattutto nel tempo dopo.
coronavirus. Devo rivedere, l'abbiamo sentito in questi giorni ripetere da tutti, credenti e non credenti, politici di destra e di sinistra, dopo il coronavirus la vita non può riprendere come prima. Allora anche noi, come credenti, abbiamo celebrato la Pasqua in questo tempo di coronavirus. Che cosa questa Pasqua ci ha insegnato? Allora riprendiamo il nostro cammino, considerandoci sempre pellegrini, ma guardando ormai che non siamo senza meta, non siamo senza speranza, ma puntiamo ad una speranza che è quella di Dio. Anche se rimane in noi l'amaro, ma di questo ne parlerò domenica prossima. Noi abbiamo letto quei manifesti, quei cartelli che tutti esponevano, andrà tutto bene. Stiamo uscendo dal tunnel, rialzeremo, è andato tutto bene. No, non è andato tutto bene. Abbiamo 25.000 morti sulle spalle. Non è andato tutto bene. Allora anche io vescovo, quando domenica prossima dirò: Signore, grazie. Lo dirò, ed è questa la domanda che vi pongo fin da adesso, alla quale cercherò di rispondere domenica prossima. È andato tutto bene, sì, io sono uscito, la nazione è uscita, però la domanda di fede rimane: Signore, ma perché 25.000 morti? C'è risposta a questa domanda. Domenica prossima tenteremo di rispondere a questo dramma terribile che è il dramma della fede. Quanta gente piange per questi morti. È andato tutto bene. Sia Gesù che Pietro ci invitano a leggere la realtà con occhi diversi da come l'avevamo letta prima. Anche noi siamo sollecitati, dobbiamo avere una lettura diversa della vita. Anche quelli che piangono i 25.000 morti. Cosa avviene? Cosa fa questo pellegrino strano? Spiega le scritture, dice: beh, voi avevate una lettura di questo morto, di questo Gesù di Nazareth, per cui adesso siete afflitti, ma guardate che questo stesso episodio, Gesù di Nazareth che è morto, si può leggere anche in un altro modo. E ha spiegato le scritture e loro si sono rasserenati, pur non avendo visto il risorto, e hanno accettato quella spiegazione come qualcosa che le ha dato pace. Anche noi dobbiamo acquisire un nuovo modo di credere e di sperare a partire dalla risurrezione. Anche noi dobbiamo acquisire un nuovo modo di credere e di sperare a partire dalla risurrezione. Per affrontare che cosa? Per affrontare i problemi della vita, che rimangono problemi. I 25.000 morti rimangono un problema anche di fede, perché è un interrogativo drammatico, al quale nessuno potrà mai rispondere, neanche io, vescovo. Però anche quegli avvenimenti li dobbiamo saper leggere, per chi crede nella risurrezione di Gesù, da un altro punto di vista. E questo il timore che dobbiamo acquisire, secondo quello che ci ha insegnato San Pietro: comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Questo è il timore che dobbiamo avere.
di Dio, che non è paura. Il timore non è paura. Dopo il coronavirus dobbiamo reimpostare la vita alla luce di questo timore di Dio, che non vuol dire paura. Vi lancio alcuni punti sui quali potete cominciare a riflettere in questa settimana. Dove ci porta questo timore? Non siamo onnipotenti. Dove ci porta questo timore? Non siamo eterni. Dove ci porta questo timore? Non ci salviamo da soli, mai. Ecco il marcio della società consumistica. Afferra tutto quello che puoi afferrare, tu. Non ti preoccupare degli altri. Perché tu devi garantirti tutto il bene possibile, anche se questo bene possibile significa sofferenza per un altro. Non ti preoccupare, tu devi andare avanti, non ci si salva da soli. Il coronavirus ci ha insegnato la solidarietà, l'abbiamo apprezzata tutti. Reimpostare la fede riscoprendo il valore della comunità. E come ultimo, se abbiamo la consapevolezza di essere pellegrini, guardiamo un po' di più verso l'eternità che ci attende, sapendo che tutto quello che produciamo, facciamo, non lo portiamo con noi. Saremo composti poi in una bara che ci porta, chiude la vita, e noi là dentro non porteremo nulla dei beni che abbiamo prodotti, porteremo solo là dentro il bene che abbiamo fatto per consegnarlo a Dio. E l'immagine di quelle fosse comuni che abbiamo visto per l'America, per il Brasile, per l'America del Nord, ci deve aprire gli occhi. Non voglio darvi lo sconforto in questa domenica, ma ci deve aprire gli occhi che se non impostiamo la vita nella prospettiva dell'eternità, la vita poi finisce senza un senso e senza un significato. Ma noi crediamo nel risorto, ed è il risorto Gesù che ci dà questa speranza di poter continuare ed andare avanti. Rafforziamo questa fede nel Gesù risorto e ripetiamolo continuamente al nostro cuore, pur tra mille difficoltà, proprio nel momento in cui forse soffriamo di più gli interrogativi della vita, ripetere a noi stessi: Cristo è risorto. Alleluia. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato, ed ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta, che la rinfranca nel suo cammino verso il cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Che il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, che rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. A noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco di Paola e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, me, indegno tuo servo, il Collegio Episcopale e tutto il clero, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Angelo, i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria in sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e la io sarò salvato. Credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Sperando che le autorità civili ci diano il permesso di riprendere le celebrazioni in chiesa dopo il 4 maggio, allora io giovedì prossimo celebrerò di nuovo la Santa Messa per tutti i defunti, cambiando orario, la diremo invece che alle 7:15 alla sera, la diremo alle ore 17 in modo che l'emittente televisiva possa riprenderla. Quindi vi invito, poi lo ricorderò anche nei prossimi giorni, a segnalare i nominativi dei defunti, però certo non possiamo allargare perché già l'altra volta ne abbiamo nominati circa un centinaio, ci limitiamo solo a quelli defunti che non abbiamo ricordato nelle altre messe, quindi nelle ultime due settimane. E poi la domenica a questa stessa ora, se avremo questo permesso di poter celebrare, sarà l'ultima volta che celebriamo in via streaming o tramite televisione e ritornare alla celebrazione in chiesa. E mi auguro che tutta quella difficoltà che avete avuto, le lamentele che ci sono state della mancanza della messa, ce ne ricordiamo adesso quando potremo riprendere la messa. Certo sarà un riprendere graduale perché dovremo rispettare distanze o meno, ma che ritorniamo all'importanza della messa la domenica. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, o Signore, splenda d'essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. San Francesco di Paola, prega per noi. O Signore, manda santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. E adesso sintonizziamoci tutti su Rai 1 per seguire la benedizione, l'Angelus e la benedizione del Papa. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica e buon pranzo a tutti. Ora pro nobis, Donna del Signore.